Scusa, visto che mi hai introdotto l'argomento, dico, ma visto ci hai fatto caso con i grillini prima Chi un se po' ne di augura pelle. Natale? Ci trovi Ma smettete mai di fare i giornalisti? Guarda, è incredibile. Come fai? Auguri Natale, chi no, 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 possiamo dire. Hai cominciato tu, Pietro. Hai cominciato tu. No, ti dicevo, visto che è Natale, ho notato che con i grillini prima, insomma, c'era, diciamo, qualche asperità verbale, poi invece tutti e due dite, vabbè, ma noi andiamo insieme al ballottaggio. Insomma, che sta Insieme in che succedendo? senso? Ballottaggio, tu e l'eventuale Ma candidato sindaco, almeno per lo ora, dico con la giusta e dovuta, siccome voglio pesare le parole, umiltà. Noi ci candidiamo per vincere al primo turno. Ovviamente, questo penso vale per me come per i miei avversari che saranno e che ancora non conosciamo. Io ho detto più volte, oggi, ma non perché stiamo avviandoci nella campagna elettorale, sono molto di più le ragioni per non avere toni e contenuti di asperità con il Movimento a 5 Stelle, i grillini, i meetup, perché su temi concreti ci sono state e ci sono battaglie comuni. Quindi io auspico che il prossimo programma che andremo a scrivere con l'inizio dell'anno nuovo possa anche essere elaborato con confronti e contenuti che ci vedono assolutamente convergenti e vicini. Poi, che cosa accadrà nei prossimi mesi non lo sappiamo. Io so qual è la loro posizione, un no fermo a qualsiasi alleanza. La mia non è questa posizione perché io non ho una pregiudiziale così netta. Io non sono un esponente di partito, non sono un esponente di movimenti, quindi sono una persona autonoma, libera, indipendente che si presenterà soprattutto con liste civiche. E quindi credo che andando sui contenuti concreti, programmatici e sulle tematiche, sicuramente il dialogo io lo ho tuttora e lo cerco e lo consoliderò sempre di più nei prossimi mesi. Poi ognuno, soprattutto ogni movimento, ma diciamo soprattutto ogni elettore, poi farà la sua libera scelta su come andare a individuare il proprio voto per il sindaco di Ramo.